che oltre alla loro vitalità è appunto alla vivacità che si vede e ai loro multiformi modi di espressione, è stato come fin da subito, o perlomeno negli anni 60-70, avevano sempre comunque, anche attraverso i colleghi con cui lavoravano, si sono legati al mondo del fumetto, utilizzandolo in realtà. E questo poi è stato restituito loro, diciamo, questo utilizzo, dalla quell'immagine che abbiamo utilizzato in copertina, che è un fumetto recentissimo del 2001 di Luca Enoch, all'interno del quale appunto viene riportata la poltrona giù. Ma in realtà loro avevano già utilizzato i fumetti praticamente per sponsorizzare, per dimostrare, per colloquiare della loro architettura e del loro design. Li avevano utilizzati come sfondo per alcuni stand allestitivi di presentazione dei mobili della Zanotta, di Driade, Ideal Driade, la poltrona due cavalli, e avevano appunto rinnovato in un certo senso le modalità allestitive espositive dei loro prodotti proprio con questa sinergia al mondo del design. Una cosa che mi aveva colpito tantissimo era stata trovare addirittura un fotomontaggio all'interno della documentazione del loro archivio in cui ci sono loro protagonisti insieme ai Peanuts, Snoopy, Charlie Brown, cioè tutti i fumetti di Schultz, insieme allo stesso imprenditore che era Renzo Bonaccina, fotografati in questa striscia praticamente in cui appunto pubblicizzano i prodotti di Bonaccina. Lì, tra l'altro, credo che ci sia anche la mano di Italo Lupi, almeno Italo Lupi, vedendoli, ha detto: ah, ma questi ci sono di mezzo anch'io praticamente. E adesso peccato che non possiamo farlo vedere, ma cioè, questo è formidabile, questo è un allestimento in cui praticamente utilizzano le gambe di carta testa prese appunto dal Carnevale di Viareggio per rappresentare il cardiochirurgo Christian Barnard accomodato praticamente all'interno di una loro poltrona e per appunto esporlo al Salone del Mobile. Quindi c'era una visione loro, era il Salone del Mobile, vero? Era una visione complessiva comunque, che dalla casa al prodotto riusciva ad essere efficace anche nel campo dell'allestimento. E tra l'altro la vivevano direttamente appunto, perché molto spesso un'altra cosa che mi avevano colpito del loro lavoro e che emerge dall'archivio proprio, sono loro ad essere i primi utilizzatori dei loro prodotti e ad essere fotografati, a volte diventare praticamente... Sono i testimoni, sono i ragazzi immagine degli arredi che producono. E questo emerge dal loro archivio, come emergeva man mano una parte che secondo me appunto, come i professori hanno detto, era rimasta in parte in ombra, cioè la loro formazione e gli accordi che si erano creati fra di loro e come tutto questo praticamente concorresse mano a mano a formare un quadro armonico di personalità diverse tra di loro, che pure senza darsi particolari regole, attraverso una sensibilità comune che partiva dalla casa, dalle loro esperienze sulla casa, filtrata dal rinnovamento appunto della cultura, del modo di vivere dei giovani, perché loro erano giovani e ne facevano parte, si è trasferita al mondo degli oggetti. E praticamente in un certo senso ci sono tutti i loro scritti, che passava il portavoce che purtroppo è mancato, e scriveva queste cose in maniera sintetica, ma diciamo fuoriuscivano anche da questa parte che loro hanno conservato e fa parte del loro archivio. Ed è stato proprio mettendo in fila praticamente prima i disegni, poi i documenti, le fotografie, che il quadro in un certo senso si è completato in maniera armonica e mi ha spinto a, dopo il lavoro sull'inventario, continuare a lavorare sul loro lavoro, proprio perché c'erano già stati dei risultati, voglio dire, importanti sul loro lavoro, diverse pubblicazioni, entrambe con la mano del professor Pasca, e quindi non poteva essere una cosa ripetitiva o comunque che, c'era già, voglio dire, il lavoro solido.
Invece questo piccolo spazio era però uno spazio che mi era sembrato effettivamente importante per mettere anche, per collegare gli architetti a un panorama più ampio, sia italiano sia internazionale. E questo, diciamo, è stato lo stimolo, se volete, per lavorare su, ancora su un archivio, appunto, che era estremamente particolare, che era molto strutturato da un punto di vista archivistico, che quindi aveva anche un suo interesse da quel punto di vista, ma i contenuti erano ancora più forti, se volete, dei contenuti archivistici. L'interesse del lavoro che c'era dentro era più forte dell'interesse della lettura che uno può dare esclusivamente dal punto di vista archivistico, che pure aveva una struttura molto bella, molto precisa, che andava, diciamo, imparata, ma una volta imparata forniva anche qui un quadro chiarissimo di come si erano organizzati e come si era evoluto il lavoro all'interno dello studio e di come proseguiva, seguendo quei canoni, pur avendo introdotto, tra l'altro, le nuove tecnologie, quindi le tecnologie digitali.